Con la festa della Ratura sono iniziati i 4 giorni di festeggiamenti a Borgo Petilia per Sant'Isidoro. Ieri, nella giornata del Creato, i residenti del borgo si sono ritrovati e, dopo la benedizione da parte del parroco Antonello Buonasera, hanno acceso i motori e uno dopo l'altro hanno iniziato ad arare il terreno per prepararlo ad ospitare le nuove colture. Un gesto simbolico che rappresenta un omaggio alla natura e al lavoro dei campi. Io sono a Borgo Petilia da qualche mese e siamo nell'ambito della festa patronale, quindi Santissimo Crocifisso e Sant'Isidoro, e proprio la prima cosa che mi sta toccando fare è quella di portare avanti questa festa della Ratura. Molto bella perché esprime proprio la natura dell'ambiente, un ambiente fatto di lavoro, fatto di fatica, ma un ambiente molto bello e genuino. E dicevo poco fa che il lavoro per noi è veramente importante. È un momento ricreativo per noi, tutti quelli della contrada, viene gente di fuori, di Santa Caterina, Marianopoli, di Caltanissetta, San Cataldo, ed è una bella cosa che è quel momento che ci incontriamo tutti, perché diciamo Sant'Isidoro, la nostra festa di Borgo Petilia, Sant'Isidoro agricolo, noi proveniamo della campagna, e questo è il significato e l'obiettivo di ringraziarlo, dare il nostro Signore. Con la festa della Ratura inizia dunque la 4 giorni di festa a Borgo Petilia che si concluderà domenica 10. Sì, domani ci sarà uno spettacolo musicale a Borgo Petilia con la Sagra della Panella, poi il sabato ci saranno i giochi dei bambini pomeriggio con poi Toti e Totino e Savola Rosa facendo la Sagra della Salsiccia, la domenica mattina ci sarà la messa, il pomeriggio la Santa Processione, la messa poi celebrata dal Vescovo e poi avranno i collegi.